cioè per la salute dell'ospedale San Raffaele di Milano. Sì, sono molto in imbarazzo perché oltre ad essere RLS sono anche ingegnere del Politecnico di Milano, quindi dopo tutto questo discorso sono almeno titolata a parlare di salute e sicurezza in questa sala, a quanto pare. Però ho a mio favore il fatto che ho fatto un indirizzo che si chiama Ingegneria Biomedica, che è stato proprio progettato per unire delle competenze sulla fisiologia umana, su quello che è il linguaggio, diciamo, ospedaliero dei medici, con invece quelle che sono le conoscenze tipiche dell'ingegnere, quindi impiantistiche, in particolare ovviamente tutto quello che riguarda gli elettromedicali. E devo confermare che io ho sentito parlare molto di sicurezza in corsi marginali o in alcune lezioni, non so, micro shock, macro shock, sicuramente quando abbiamo parlato di segnali elettrici, bioelettrici, quindi per capire come ad esempio filtrare il segnale di un ECG, questo senz'altro ce ne hanno parlato lungamente, poi ci hanno parlato anche appunto di come deve essere fatto l'impianto, sia per rilevare dei segnali significativi, ma poi anche per proteggere il paziente, per non esporlo appunto al micro shock. Devo dire che io ho scoperto tutto quello che è il mondo legislativo, quindi la normativa tecnica e approfonditamente le direttive europee in materia di sicurezza, anche quelle che riguardavano la materia specifica che ho studiato, solo nel mondo del lavoro. E poi appunto la mia avventura di RLS mi ha portato ad approfondire alcuni temi che avevo sentito magari marginalmente trattare nei corsi di impianti ospedalieri, tra cui anche la gestione delle emergenze. All'epoca era avvenuto il grave incidente a Galeazzi, quindi poi il problema della prevenzione incendi negli ospedali è stato molto approfondito, e vengo all'argomento per cui sono stata chiamata a questa tavola rotonda. Negli ospedali rischio, salute, prevenzione. Diciamo che il tutto partì proprio dal Galeazzi, da quella camera iperbarica che mi sembra emblematica anche di quello che avviene ancora oggi. Allora, a quell'epoca la Regione Lombardia e la ASL Città di Milano si accorse che, è vero, c'erano dei problemi di sicurezza molto importanti, degli infortuni molto rilevanti, pensiamo all'edilizia, ovviamente lì si concentra il grosso degli infortuni mortali, però era un paradosso che proprio gli ospedali, che dovevano essere le fabbriche della salute, diventavano invece posti dove sia il paziente che il lavoratore poteva essere esposto al rischio, a danni per la propria salute. E quindi negli anni 99-2000 l'ASL Città di Milano ha avviato un progetto che si chiama Progetto Ospedali, e che ha messo proprio a frutto quelli che sono gli insegnamenti di medicina democratica, cioè partita da alcuni temi, in particolare l'impiantistica, considerando che molti ospedali nell'area milanese sono magari strutture molto vetuste e con difficoltà ad essere rimodernate e messe a norma. Poi si è parlato appunto di gestione delle emergenze, sicuramente di rischio biologico, e se ci sono studenti del CLIS immagino che sappiano che l'infortunio più frequente per la professione infermieristica è quella di esposizione accidentale a materiale biologico potenzialmente infetto, tradotto la classica puntura d'ago o il taglio con il bisturi, che possono esporre appunto, oppure gli schizzi in un prelievo, potrebbero essere degli schizzi che investono le mucose, eccetera, e questi sono problemi classici in ospedale che in questo caso, oltre all'infortunio, possono sviluppare proprio la malattia professionale.
E quindi si è partito da questi argomenti e dicevo perché c'entra con l'insegnamento di medicina democratica, perché si sono fatti dei gruppi di lavoro che erano trasversali, quindi si è incoraggiata la partecipazione. In questi gruppi di lavoro per argomento, quindi impianti elettrici, impianti di condizionamento, elettromedicali, gestione delle emergenze, rischio biologico, si sono messi intorno al tavolo RSPP, quindi responsabile del servizio prevenzione e protezione, direttore dell'ufficio tecnico, RLS, sono stati invitati i sindacati ma non hanno partecipato, e poi magari tornerò su questo argomento del rapporto tra sindacato e RLS e gestione della sicurezza, e quindi si sono fatti dei gruppi di lavoro. Ad esempio io ho partecipato al gruppo di lavoro sui gas medicinali, in cui ha partecipato anche Assofarma, come pare che si chiami, e quindi anche il mondo dell'imprenditoria. Paradossalmente, come RLS, mi sono trovata più in sintonia con il mondo dell'industria, dei gas medicinali, che non con gli uffici tecnici e gli RSPP. Perché? Perché queste aziende che fabbricano impianti per la gestione dei gas medicinali avevano interesse a rinnovare gli impianti, quindi a mettere acquistare valvole di sicurezza piuttosto che rimodernare gli impianti, far sostituire dei componenti non marcati CE con quelli marcati CE. Invece chi si sentiva dalla parte del datore di lavoro, e quindi i responsabili degli uffici tecnici e gli RSPP, spesso dicevano: ma non ci sono i soldi, ma non possiamo farlo, ma cerchiamo di arrivare ad un compromesso, perché è vero che c'è la normativa, però non si può fare subito tutto, e quindi gestiamo delle priorità. E questo è stato un po' lo spirito appunto partecipativo di questo progetto, che ha fatto anche una cosa molto importante per noi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della sanità. Ci ha messo anche, oltre che nei tavoli trasversali, anche in tavoli dedicati in cui eravamo solo RLS. E da lì è nata una rete di RLS che sopravvive ancora oggi, si chiama Coordinamento RLS della Sanità Milanese, che riunisce proprio tutti i rappresentanti dei lavoratori della sanità, sia degli ospedali che delle RSA, che volontariamente vogliono partecipare a questo coordinamento, che promuove molto ovviamente l'autoformazione e lo scambio di best practice, come si dice nel mondo accademico. E questo è anche una lezione di ottimismo, nel senso che ieri sera una persona che ha seguito questo congresso, che usciva un po' depressa dalle prime due giornate, perché il quadro che emerge è molto drammatico. Allora, per prendere quello che c'è già di buono e capire in che direzione possiamo migliorare questo quadro drammatico, quello che abbiamo già a disposizione oggi è il testo unico, il decreto legislativo 81 del 2008, che in più puntate si è cercato di peggiorare. Già nel 2009 Sacconi ha fatto un'integrazione delle modifiche peggiorative per i lavoratori del testo unico. Ancora recentemente il decreto legge emesso adesso nel 2012, il numero 5, il cosiddetto decreto legge semplificazioni, ha introdotto la semplificazione nei controlli degli organi di vigilanza, e quindi ha detto che possono essere soppressi o ridotti i controlli in quelle aziende che hanno un sistema di gestione della qualità. Quindi, nonostante tutti questi tentativi poi di peggiorare il testo unico alcune cose ben chiare le ha dette. Ha detto ad esempio che la formazione deve essere in tutti gli ordini e gradi di istruzione, quindi dalla scuola dell'infanzia, che ai 5 anni già diventa scuola dell'obbligo, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, università, dovrebbero avere come insegnamento
obbligatorio e trasversale questo della sicurezza, con tutti i crismi dell'insegnamento, quindi compreso l'addestramento. Nelle audizioni che abbiamo fatto in Senato quando Felice Cassone era ancora solo consulente e che poi è servito come base per elaborare il testo della legge delega sulla sicurezza e poi il testo unico, in un'audizione c'era un tecnico che diceva per capire cosa vuol dire caduta dall'alto bisognerebbe fare in palestra, prendere una scala, mettere i bambini sulla scala e fargli provare cosa vuol dire arrivare ad un certo grado di inclinazione che poi fa cadere dalla scala. E questa esigenza di fare formazione fin dalla scuola primaria era una considerazione che veniva anche dall'analisi di quello che è oggi il mondo del lavoro. Anche negli ospedali, anche a San Raffaele, per fortuna in maniera limitata, ma sta dilagando sempre di più, ci sono molti lavoratori precari. Ci sono precari perché sono stati esternalizzati i servizi e dati alle cooperative, ci sono precari perché gli stessi infermieri a volte sono assunti attraverso le agenzie interinali o attraverso le cooperative, e quindi occorre togliere in qualche modo dal ricatto che ci può essere in queste forme di precariato i lavoratori. E questo avviene solo attraverso una formazione che è una convinzione profonda che ciascuno di noi deve avere nel momento in cui entra nel mondo del lavoro, ma anche in ogni atto della vita al di fuori del lavoro. Cioè che prima di tutto va tutelata la nostra salute e dopo viene il profitto, lo stipendio. Appunto, torno sul discorso rapporto RLS-sindacato. Spesso quando, come RLS, già il decreto legislativo 626, ma anche il testo unico non l'ha corretto, non abbiamo il diritto di indire delle assemblee. Quindi per poter parlare in un'assemblea con i lavoratori bisogna passare attraverso le RSU o comunque i sindacati. Ma spesso quando un RLS va a dire ho bisogno di parlare di questo argomento che riguarda la sicurezza di noi tutti i lavoratori o di un gruppo di colleghi, alla RSU, la RSU dice no, però se convochiamo questa assemblea magari non partecipa nessuno o non interessa, allora cioè, se non si prova neanche non avremo il risultato. Nell'esperienza del San Raffaele invece spesso abbiamo parlato di sicurezza ai lavoratori e dal 99 ad oggi, cioè da quando ci sono state le prime elezioni, perché precedentemente erano stati nominati gli RLS e quindi i lavoratori hanno potuto scegliere chi li deve rappresentare, e anche qua è una lezione di partecipazione. Allora a quel punto abbiamo iniziato comunque nelle assemblee a fare degli interventi sulla sicurezza, ma soprattutto chi di noi aveva il doppio ruolo RLS e RSU ha sempre posto al tavolo sindacale, ad esempio, faccio un esempio per tutti, quando si parla di incentivi, e l'esempio che viene in mente è molto noto a livello nazionale e milanese d'origine, è quello della Santa Rita, cioè il fatto che la remunerazione fosse legata al numero di interventi, alla produzione, ha portato poi ad un meccanismo perverso. Allora, anche quando si parla di incentivi per il comparto, perché rappresento il comparto, e sono quote ovviamente minimali rispetto allo stipendio, però tener presente che non si può spingere il processo produttivo, i carichi di lavoro al massimo, perché è negativo sia per la salute dei lavoratori che per la qualità dell'assistenza, deve essere un principio guida sempre per ciascun RLS, ma anche per ciascun delegato sindacale, perché poi al tavolo ci sono i delegati sindacali. E questo è un esempio appunto di partecipazione. Dicevo, al San Raffaele siamo riusciti ad eleggere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma teniamo presente che nonostante la legge delega 123 al testo unico parlasse di un election day, e quindi parlava di elezioni per gli RLS, poi il testo unico ha tradotto questo indirizzo,
che c'era già nella legge delega, in eletti o nominati. Quindi siamo tornati ancora alla possibilità che un RLS possa essere nominato dalla sigla sindacale e non scelto dai lavoratori. E questo è un principio ovviamente antidemocratico, perché per una società come quella italiana, che è abituata alla democrazia, non si capisce perché bisogna che qualcuno dall'esterno debba nominare delle persone che magari non hanno voglia, non hanno intenzione e soprattutto non hanno la fiducia e il corretto rapporto con i colleghi per poter efficacemente portare avanti il loro ruolo di rappresentanza. Ovviamente nella mia esperienza di RLS ci sono tanti esempi in cui non bastava scrivere delle lettere, delle segnalazioni al datore di lavoro per smuovere la situazione. In alcuni casi è stato necessario coinvolgere tutti i lavoratori interessati al problema per poter effettivamente smuovere e far decidere al datore